ovviamente. Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia al comune di Pagani torna all'attacco. Questa volta le due passionarie, Anna Rosa Sesso e Raffaelina Stoia, sfidano l'amministrazione di Salvatore Bottone sulle quote azionarie possedute nelle varie società partecipate. È scaduto infatti, affermano in una nota, il termine ultimo, il 30 settembre scorso, per l'adozione obbligatoria della delibera consiliare riferita alla ricognizione delle quote azionarie nelle società partecipate. Ora, secondo Stoia e Sessa, il comune di Pagani non ha più alcuna titolarità per l'esercizio dei suoi diritti nelle assemblee societarie di tutti gli organismi partecipati, tra cui il Consorzio Ortofrutticolo, Ex Agroinvest, il Patto Territoriale, Pagani Servizi e la Farmacia Comunale. E soprattutto le quote societarie devono essere liquidate entro un anno dagli organi dirigenti delle varie società, pena la sanzione fino a 500.000 euro in capo alle società in caso di inadempienza. Siamo senza parole di fronte a tanta incapacità gestionale che ha procurato l'ennesimo danno di immagine al comune di Pagani, hanno dette le consigliere di Fratelli d'Italia. In tutt'altro parere l'assessore Raffaele La Femina, entro la metà del mese ha detto provvederemo ad approvare la delibera ed ha spiegato che se c'è stato ritardo è dovuto esclusivamente alla carenza di personale con cui l'amministrazione comunale si deve confrontare giorno dopo giorno. L'unica sanzione prevista, ha precisato, è che nel caso, prima dell'approvazione della delibera, ci fosse una riunione delle società partecipate, il Comune di Pagani non potrà parteciparvi. Allarme dunque ridimensionato secondo l'amministrazione comunale. Il sindaco Salvatore Bottone non ha voluto commentare l'intervento di Fratelli d'Italia, definendolo un altro attacco all'immagine della città e la consueta spazzatura che viene gettata sui cittadini.